scuola di italiano per cambiare vita e non sentirsi più clandestino. Le emozioni in un cortometraggio, vediamo. Lo strumento migliore per tornare a sorridere, per trovare l'essenza in un mondo diverso, per non sentirsi stranieri. La lingua italiana ha fatto la differenza, è quello strumento di riscatto per chi arriva da tanto lontano con l'epiteto che tutti conoscono, quello di clandestino. Ma poi breve è il passo per chi vuole vivere da italiano e sentirsi italiano. La scuola guidata dal presidente Antonio Franzese in collaborazione con il Centro Territoriale per gli Adulti, con in primo piano la professoressa Fernanda Pugliese, ha lavorato tanto perché i ragazzi sudamericani, africani e non solo imparassero l'italiano e si integrassero alla perfezione in questa terra, per tanti versi calorosa e accogliente. Presidente Antonio Franzese, siamo qui oggi al porto per girare una delle tante scene di un cortometraggio che porta il nome poi di Percorsi, Lega Percorsi, che è un progetto legato all'integrazione. Il ruolo della scuola in questo progetto? Il ruolo della scuola è fondamentale, perché è il contenuto culturale, che diamo a questi stranieri che purtroppo vivono una situazione di grandissimo disagio. Il primo disagio è la conoscenza della lingua. La lingua è la conoscenza delle nostre tradizioni, quindi la scuola è il luogo deputato per far sì che questi inizino un percorso di inclusione e di partecipazione alla vita sociale della nostra città e del nostro paese. Ecco, quindi questi progetti, proprio per far apprendere la lingua, l'italiano a questi ragazzi, stanno funzionando. Funzionano benissimo, veramente sono fondamentali perché questi possano sentirsi man mano parte integrante della nostra società. Professoressa Fernanda Pugliese, Percorsi, un vero e proprio progetto di integrazione per i ragazzi che vengono qui da tanto lontano, ma si integrano proprio nella nostra realtà. Un cortometraggio che spiega proprio questo percorso, anche difficile a volte. Eh sì, infatti noi ci siamo attivati da diversi anni per organizzare corsi per aiutare questi ragazzi a conseguire, diciamo, una certificazione linguistica, a conoscere bene l'italiano per potersi muovere poi nelle loro attività, nella vita quotidiana e in tutto il contesto dove adesso si trovano ad operare. I ragazzi rispondono bene. Sì, diciamo che questi corsi sono abbastanza seguiti, anche se ci sono spesso anche delle difficoltà dovute proprio al fatto che loro non hanno a volte alcuna conoscenza della lingua e quindi non trovano molto agevole con l'apprendimento, però con molta calma e con tanta buona volontà alla fine ci riescono. Ecco, questo è un progetto che parte proprio e che vuole lo stesso ministero. Sì, questi sono progetti di inclusione sociale del Ministero e passano attraverso la Regione Molise e noi come Centro Territoriale per l'Educazione degli Adulti da diversi anni li stiamo attualizzando. Il Ministero dell'Integrazione lo prevede, la scuola insieme al centro territoriale lo ha messo in pratica. Si tratta di un progetto che mette al centro gli immigrati con l'incondizionata volontà di vivere l'Italia, con la consapevolezza di conoscerne ogni aspetto, a partire dalla lingua che li renda autonomi. I promotori dell'iniziativa hanno pensato bene di affidarsi ad Occhio Magico, a degli esperti che rendessero le emozioni tangibili in un cortometraggio, un lavoro scrupoloso a conclusione di un anno scolastico ricco di contenuti all'interno di un progetto che porta il nome di Percorsi. Il regista Simone D'Angelo e l'autrice dei testi Valentina Fauzia hanno lavorato tanto affinché venisse realizzata una pellicola che parlasse di integrazione e in cui i risultati di un progetto di un intero anno scolastico fossero espressivi attraverso la voce dei protagonisti, di chi in Italia ora ha trovato la sua seconda casa. Effetti scenici mozzafiato anche attraverso l'ausilio di un'intera squadra di esperti, come ci dice D'Angelo. Questo è un cortometraggio, come tu hai detto prima, che parla di questi immigrati. Tutto gira intorno alla lingua italiana. Gli immigrati arrivano qui in Italia e hanno molte difficoltà chiaramente a socializzare e a integrarsi nel nostro paese. E noi abbiamo cercato di rappresentare quello che è il loro approccio iniziale nella nostra Italia. E abbiamo rappresentato due storie parallele, una di due fratelli, fratello e una sorella, e un'altra di un ragazzo che arriva in Italia e trova subito un lavoretto,
all'interno del ristorante, e come lavapiatti, e pian piano riesce attraverso lo studio della lingua italiana a fare un leggero scatto di carriera, tra virgolette, e diventa cameriere di questo ristorante. Quali sono gli effetti scenici in questo cortometraggio per dare poi più vita appunto a questa storia? Gli effetti scenici, se parliamo di impostazione di regia, la prima parte di questo cortometraggio è girato tutto soprattutto con camera a mano, appunto per enfatizzare le dinamiche, i movimenti delle scene e tutto il resto. E la seconda parte invece è più soft, un po' girata in maniera più dolce, perché chiaramente rappresenta la parte, diciamo, più bella del loro percorso all'interno del cortometraggio. Ecco, quali sono appunto le scene, in che parti di Termoli avete girato? Abbiamo girato nel porto dove ci troviamo stasera, abbiamo girato nelle campagne di Petacciato, barra Termoli, e dobbiamo girare delle scene nel Mercato del Pesce, centro storico, poi abbiamo girato in Piazza Bega, stazione, in alcuni locali che gentilmente hanno messo a disposizione le loro strutture per noi, e niente, poi per strada, Piazza Monumento, delle scene, un po' tutta Termoli, sì. Diciamo. Da regista, come si sono comportati questi attori? Ma devo dire molto bene, perché nonostante la difficoltà con la lingua, insomma, hanno capito quello che noi volevamo rappresentare e sono stati molto pazienti. E devo dire che in alcuni momenti hanno dato veramente molto al cortometraggio, perché si sono posti con delle espressioni e con degli atteggiamenti che hanno veramente comunicato quello che è il disagio e quello che è il piacere finale, diciamo, di vivere in questa nostra Italia, e il piacere che noi italiani sappiamo dare agli stranieri. Amaya, una delle protagoniste di questo cortometraggio qui organizzato dalla scuola, dal centro territoriale, per parlare dell'immigrazione, di chi viene qui in Italia e l'integrazione poi nel nostro paese. Come ti sei trovata in questa esperienza? Per me è stata un'esperienza nuova, perché non ho fatto mai l'attrice. E mi è piaciuta, le persone sono fantastica, veramente mi sono divertita, ancora mi sto divertendo e spero veramente che tutto possa andare bene. Da quando tempo è che sei in Italia? Sono qua da gennaio. Tu sei cubana? Sì, sono cubana, della Habana, Guanabacoa, un quartiere della Habana, insomma. E come ti sei trovata dal primo giorno che sei arrivata qui? Che ti posso dire? E a livello di Termoli o a livello nazionale? Termoli anche in Italia, ti sei trovata bene, è stato difficile? No, per me veramente non è stato per niente difficile, per niente, ho sofferto un po' il freddo, ma adesso mi trovo bene. Termoli mi piace, è tranquilla e mi ricorda dove abitavo io, perché è così tranquillo. Hai imparato l'italiano in poco tempo? Diciamo di sì, almeno dicono questo. Ti piace l'italiano? Sì, sì, mi piace. Veramente la lingua che mi piace di più da quando sono piccola. E la caratteristica di questa terra che ti ha fatto sentire più come se fossi a casa tua? Come la caratteristica, non lo so, le persone sono un po' così allegre. Esuberanti. Sì, si può dire. Accoglienti. Sì, sì, come noi, sì, sì. Sì, siamo stati appunto chiamati dal CTP, dalla scuola, per ideare questo cortometraggio e avevamo come traccia soltanto il tema del progetto scolastico, che era appunto il tema dei percorsi, e abbiamo immaginato questi percorsi che non sono mai facili per chi arriva in Italia, non è mai facile l'integrazione, però abbiamo puntato tutto sul filo conduttore della lingua italiana. Nel momento in cui i ragazzi riescono a padroneggiare la lingua italiana, riescono anche a diventare padroni delle loro nuove vite in Italia. Qual è la maggiore soddisfazione per un'attrice fare di questi testi, appunto parlando di immigrazione?
La maggiore soddisfazione è vedere che i testi funzionano, nel senso che i ragazzi li fanno propri perché hanno già vissuto queste situazioni e non sentono contrasto tra la scrittura e la realtà che hanno vissuto. Hanno saputo interpretarli, sono calati nella parte. Sì, hanno vissuto dei momenti anche molto emozionanti proprio perché le parti erano davvero aderenti probabilmente a delle storie che loro hanno già vissuto. Ci sono stati dei momenti di grande emozione. A breve questo cortometraggio, girato in quasi tutta Termoli, da Piazza Vega al municipio, passando per il mare e per il porto, sarà presentato. Ha visto coinvolti circa 15 attori. Le storie raccontate sono commoventi, si intrecciano e ripercorrono il disagio di chi arriva in Italia e deve ambientarsi, di chi fa la prostituta oppure spaccia droga per poter campare, fino però alla luce, grazie alla scuola e all'apprendimento dell'italiano, che dà consapevolezza e che ti fa sentire a casa più di ogni altro italiano.